Ciao ragazze, bentornati sul canale. Oggi nuovo video e questo sarà un altro video haul perché in questo fine settimana ho fatto alcuni giretti e ho acquistato qualcosina da Sephora, qualcosina dal Penny Market e poi vi inserisco, visto che comunque questi acquisti sono un po' pochi, alcuni acquisti che invece ho fatto al Conad qualche settimana fa. Direi di iniziare dagli acquisti che ho fatto al Conad. Allora, come prima cosa vedrete che sono tutti prodotti, questi che ho comprato al Conad, per la cura dei capelli, perché qualche settimana fa una sera, vi racconto questa piccola disavventura. Una sera stavo portando una Yankee Candle accesa da camera mia al salotto e non so come, perché stavo attenta anche se avevo 3000 cose in mano, avevo i gatti che mi camminavano intorno, quindi insomma forse ero un po' distratta. Una ciocca dei capelli va a finire nella candela e prende fuoco, quindi a parte lo spavento perché non mi era mai successo, e poi ovviamente bruciarsi i capelli non è proprio una manna dal cielo. Quindi, siccome non avevo maschere, non avevo oli perché l'olio di amla l'avevo finito, sono partita alla ricerca di più che altro di un olio. Il CAD era chiuso, quindi alla fine sono andata alla Conad e ho trovato alcuni prodottini. Allora, per prima cosa ho preso questa, che è una maschera all'olio di argan, arricchita con proteine vegetali e oli essenziali, con derivati proteici, dalle note proprietarie strutturanti e sostantivanti. Non contiene siliconi, parabeni, paraffini, oli minerali e PEG, sono 300 ml di prodotto ed è della BioQ. Io di questo marchio sto utilizzando il burro corpo, col quale mi sto trovando benissimo, e questo l'ho pagato sui 6 euro se non mi sbaglio. Ora stavo finendo la maschera della Omia, alla macadamia, però volevo qualcosina di ancora più ristrutturante, quindi questo mi sembrava valido. Fatemi sapere se l'avete provato. Poi, come vi ho detto, la cosa principale per cui sono andata a giro quella domenica era per cercare un olio, e ho preso questo qui della Forsan, l'olio di jojoba, che qui dice che è indicato per viso, corpo e capelli, nutriente intensivo, scadenza 12 mesi, sono 50 ml di prodotto ed è un prodotto 100% naturale, puro al 100%. Come lo utilizzo io? Allora, io in generale gli oli li utilizzo sul capello bagnato, quindi prima di fare lo shampoo vado a inumidire le lunghe, applico l'olio, lo tengo in posa per una mezz'ora, 40 minuti, un'ora, dipende da quanto tempo ho, poi lo vado a risciacquare, faccio lo shampoo, eccetera eccetera. Oppure, altro metodo di utilizzo che faccio, lo vado a mischiare, a unire insieme alla maschera che faccio per i capelli, quindi dipende un po' da quanto tempo ho e cosa voglio fare io. L'ho già utilizzato tipo 2 o 3 volte e vi devo dire che mi sta piacendo. Per ora l'ho utilizzato solo come olio per capelli, fatemi sapere voi se lo utilizzate anche come olio viso o come olio corpo e come vi trovate. Poi, ultima cosa, ho preso al Conad, che in realtà non lo volevo acquistare, cioè non è che sono andata lì per acquistarlo, è questo shampoo che, se mi seguite da tempo, sapete che a me l'aveva mandato la Milmili in collaborazione, ma vi parlo di mesi e mesi fa, che però io non riuscivo più a ritrovarlo. Questo shampoo a me era piaciuto tantissimo, infatti l'ho acquistato, visto che l'ho trovato lì e visto che non sapevo quando sarei tornata a quel Conad, perché non è proprio vicino a casa mia. Ed è Milmil Natura Bio, shampoo purificante delicato, purificante appunto delicato, con verbena e tè verde biologico, dice che è certificato by Natrue, nickel tested, non contiene parabeni, SLS, SLS e PEG, dermatologicamente testato. Sono 300 ml di prodotto, scadenza 12 mesi e l'ho pagato parecchio perché, tipo, se non sbaglio, costa sui 6 euro. Però non vi vorrei dire una cavolata. Comunque costa abbastanza, ma siccome mi ero trovata benissimo e siccome basta veramente poco prodotto, lava bene il capello, a me non ha fatto venire fuori la forfora, mi lasciava il capello comunque pulito per diversi giorni, l'ho assolutamente riacquistato, infatti se vedete dalla confezione già lo sto utilizzando. Poi passiamo invece agli acquisti che ho fatto al Penny Market, perché ultimamente tra Instagram, Facebook, YouTube avevo visto che era uscita questa linea, che non so se è una linea permanente o se è solo per questo periodo, che è una linea certificata ISEA, una linea bio, che appunto potete reperire al Penny. Io non ho acquistato tutta la linea perché, per esempio, le creme viso mi incuriosivano, vi devo dire sinceramente, però ora ho quella dell'Anthos che devo finire, la purificante, quindi è inutile mi vado a comprare altre creme che almeno io per smaltire delle creme ci metto abbastanza. Quindi cosa ho preso?
ho preso di questo marchio Avenida il detergente viso con acqua micellare, che è questo qua, con estratto di fiordaliso biologico, allantoina e acido ialuronico, detersione profonda e delicata. Qui c'è appunto il certificato ICEA, sono 200 ml di prodotto, 12 mesi dalla scadenza. Questo ancora non l'ho provato perché sto finendo l'acqua micellare, questa qui della Bioderma, comunque sono quasi a fine. Una volta smaltito quello passerò a questa. I prezzi purtroppo non me li ricordo, ragazzi, scusatemi perché ovviamente lo scontrino l'ho buttato. Comunque, se non sbaglio, questi prodotti che ho acquistato io non superano i 3 euro, ma di sicuro non superano i 4, vai, per essere sicuri, non superano i 4 euro. Poi ho acquistato, sempre vabbè, di questo marchio l'Avenida, sempre certificato ICEA, struccante bifasico con estratti di arancia dolce, arancia amara, biologiche e olio di cotone, occhi e labbra. Sono 150 ml di prodotto, scadenza 12 mesi. Come vi ho detto, io questi prodotti ancora non li ho provati, quindi se voi li avete già provati, fatemi sapere un po' la vostra o se avete comprato altri prodotti. Poi ho preso lo scrub viso perché ero a corto di scrub viso, stranamente, ed è con estratto di ginseng biologico, allantoina e glicerina purificante e rigenerante. Sono 150 ml, sempre scadenza 12 mesi, e di questo ho sentito dire che è uno scrub molto delicato. Questo inizierò a provarlo da stasera, poi comunque vi farò sapere. Ok, poi ultimi acquisti che ho fatto domenica, sono stata da Sephora. Preso qualcosina, in realtà più che altro è stata mia mamma che voleva andare da Sephora perché io non è che avessi bisogno di chissà che cosa, ma abbiamo preso alcune novità. Allora, lei, come questo ha preso mia mamma, ha preso questo che è un siero con vitamina C ed è quello illuminante perché ce n'è tre tipi. Uno, se non sbaglio, è quello tipo contro le macchie, uno è contro le rughe e poi c'era questo che era quello illuminante, comunque una cosa del genere. Prezzo pieno 12,50 euro, però poi avevamo lo sconto del 20%, quindi anche per questo siamo stati andati da Sephora. Ed è un formato da 20 ml di prodotto e il siero si presenta così. Ancora non l'ha provato, comunque vi farò sapere un po' la sua. Poi abbiamo preso le Konjac Sponge, queste qua, perché anche Sephora ha messo in commercio le sue Konjac. Allora, se voi mi seguite sapete che io ho la Konjac, quella classica, che ho acquistato da Biobalù. Se non avete visto il video, vi interessa, ve lo lascio linkato qua. Quindi in realtà io non avevo bisogno di una Konjac, però ero curiosa di fare un confronto tra una Konjac magari di Sephora, che costa 6,90 euro, e la Konjac, che ho acquistato ormai da un mesetto circa. Quindi volevo fare un po' un confronto. Abbiamo preso due varianti. Questa è quella che ha preso mia mamma ed è quella semplicemente lavante per tutti i tipi di pelle. Poi per me invece ho preso questa che è quella purificante, 100% naturale, esfoliazione delicata ed è questa qua. Ancora non l'ho utilizzata, comunque inizierò a testarla da stasera. E poi un ultimo prodotto. Abbiamo voluto acquistare questo che è un panno, non ve lo sto a aprire, comunque si chiama The Original Makeup Eraser. È uno di quei panni che aiutano a struccare più completamente, sì, Michelle, più a fondo. Prezzo un'assurdità perché costa 19,90 euro per un panno, comunque è parecchio, anche perché ci sono quelli della Humankind che in una confezione ce n'è due e lo pagate, se non sbaglio, 7 euro, e con quelli mi ero trovata molto bene. Ma siccome tanto io voglio provare, voglio cambiare, voglio variare, voglio testare tutti i prodotti del mondo, tra un po' mi dà una regolata, ho voluto provare anche questo. L'ho preso anche perché c'era lo sconto del 20%, perché comunque è uno di quei panni che voi mettete nella lavatrice, lavate e potete riutilizzare all'infinito o quasi. Poi era rosa e niente, vi farò sapere anche di questo come mi troverò. Niente, questi sono stati gli ultimi acquisti che ho fatto tra Sephora, Conad e il Penny. Fatemi sapere ovviamente se avete già provato questi prodotti, se ne avete provati altri o se ne avete altri da consigliarmi. Io vi mando un enorme bacione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!